Matteo, si ritrova quantomeno il sorriso dopo un mondiale veramente gelato per te e per la Nazionale Azzurra? Ma sì, purtroppo sappiamo che il ciclismo può essere fighissimo se va tutto bene o veramente brutto quando succedono queste cose, ma... Ci racconti un po' la dinamica della caduta in un momento poi dove si posa la corsa? Ma Pedersen era la palla da bowling e io e i ballerini sono stati due birilli praticamente. C'è stato un rallentamento di colpo nel gruppo, lui stava guardando dietro per chiamare l'ammiraglia e ci ha preso a piena velocità. Ho sbattuto l'anca forte cadendo. Mm-hmm. Sono ripartito per vedere un attimino di far riquadrare le cose, ma no. T'abbiamo visto tirare, quindi non andava, sì, certo, no. Ho fatto una ventina di chilometri tra rientrare e provare a vedere se stavo meglio, poi ho andato via quel gruppo di 15 e lì avevo già capito che comunque non la corsa è esplosa praticamente quando al traguardo mancavano ancora 180 km, praticamente più o meno da quella caduta un Belgio scatenato, un Remco Evenepoel assatanato. Ti aspettavi una dinamica? Mi aspettavo una corsa molto aggressiva, magari non così presto. Mm-hmm. Diciamo che lì abbiamo un attimo peccato che non c'era dentro nessuno, ma tra la caduta e due o tre erano in fondo al gruppo perché eravamo per rientrati da una fermata naturale, diciamo, fisiologica. E da lì è stato un po' un caos. Chi doveva abbiamo entrare, recuperato bene. Non lo so perché non so chi c'era. Okay. Essendo per terra non è che chiaro, chiaro. Diciamo che però abbiamo recuperato bene. Avete recuperato, avete speso tanto. Abbiamo speso, però poi da lì siamo stati sempre presenti e devo dire che abbiamo corso bene. Poi si è visto, è stata un'eliminazione, sembrava una corsa eliminazione. Esattamente, poi anche Van Aert ha pagato la fatica, è venuto fuori la Philippe, Julien ha fatto un altro capolavoro dopo Imola. Certo, certo, ha vinto, oggi avevamo già detto alla partenza, vinceva il corridore più forte, e oggi è stato più forte, ha scattato tante di quelle volte che passano la metà. Per quanto ti riguarda invece, la botta comunque nulla di così grave, dovrei fare degli accertamenti. Adesso intanto passiamo stasera e poi ci pensiamo. Tu dovresti correre la Parigi-Roubaix nel programma? Dovrei correre già mercoledì. Mercoledì? Intanto passiamo stasera, domani mattina vediamo e via insomma. E allora in bocca al lupo Matteo, grazie. Grazie a lui, ciao. Ciao.